Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Show Show. Siamo davanti con Red Dead Redemption 2 e siamo su un'isola, non so, deserta, boh. Siamo naufragati qui dopo una puntata incredibile. Stiamo muovendo i primi passi dopo che abbiamo ripreso il controllo di Arthur. C'è del fumo però? Sì, allora non è deserta se c'è del fumo. Oppure potrebbero essere i resti della nave. Però la cosa bella ragazzi è che ci hanno abbandonato. Cioè questo io ho capito. Cioè io ho visto Dutch e gli altri che se ne andavano con la nave. E no, oddio qua ragazzi c'è proprio un accampamento. Quindi non è disabitata, potrebbero essere tipo dei carnivori. Dei cannibali, che carnivori. Dutch. Oh Dutch. Sto maledetto. Sono lì a vivo, sì, mo dammi una spiegazione. You're alive! Arthur, you're okay. It is a miracle. It is a goddamn miracle. Here, have something to drink. Have a drink. Somebody give him a goddamn drink. Oh, son. Son, take it easy. We got you. We got you. Mazza che panza che c'ha Micah. Però, no, ragazzi, io... spero che Arthur glielo dica. Gli dica, oh, ma dove cacchio ve ne andate? So, where the hell are we? We are on the island of Guarm. Javier asked a local. It's a old sugar plantation island. Second island east of Cuba. Is it anywhere near Australia or Tahiti? It's on the way, I guess. So. Oh cavolo. Non è per niente disabitata, ragazzi. Vabbè, dai. Siamo naufragati. Gentlemen, this is quite a welcome. Who are you? Señor, por favor. We are no one. What's your name? Aiden O'Malley. Is that so? What are you doing, Mr. O'Malley? Surviving. We were lost at sea in the storm. Is that so? No, I'm in the habit of looking like this. Is all of this really necessary? We got enough troubles around here right now, Mr. O'Malley, without taking a chance on a bunch of vagabonds. Behave yourselves and no harm will befall you. Vamos! 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 Muévanse! Beh ragazzi, io ormai non mi fido più di Dutch, cioè, di nuovo sta provando a buttarla in caciara, ma questi ci hanno incatenati come i prigionieri di quel tempo. Deve essere proprio strano camminare così, con le gambe legate al passo d'uomo dell'altro. Levi Simon, senior overseer for Alberto Fusar. Fusar non era quello che stava alla festa? Of course, where there's money to be made, there's trouble. What sort of trouble? Oh, the usual sort. People wanting what ain't theirs and others telling them to take it. I don't get you. Labor troubles. And other thieves and pirates looking to disrupt our ways of working. How very upsetting for you. Not half as upsetting as it'll be for them. Mr. Fusar has a lot of very powerful friends. I will bet that he does. Bunch of Haitian pirates won't frighten him. They'll be strung up in the streets soon enough. And do we seem like Haitian pirates to you, Mr. Simon? You seem like someone or other. We was headed to Tahiti. You was going to see the crowd. Just as soon as I know exactly who you are, you'll be free. In the meantime, you'll not starve. Cabo, llévese a estos hombres a la cárcel. Junto con el grupo de cucarachas de ese campesino. Cualquier tontería que hagan, dispárales a todos. Welcome to Guama, gentlemen. Now, if you'll excuse me. Yeah! What now, Aiden? I don't know. What do you think? I think we've got to get out of here. Yeah, but they can't find out who we are. Well, for now... we're stuck then. Well, for what it's worth, I think I would have preferred Tahiti. You and me both. Mamma mia, ragazzi, di male in peggio, dalla padella alla brace. Who are these people?
Who knows? Well, they got them chained and lashed, but they don't look too dangerous. Excuse me, sir. Who are our new friends here? Criminales. What crime did they commit? Insurrection. Insurrection? That's quite a word. Cállate, señor Fuentes. Muévanse. Todos. Io quando sento nei videogiochi parlare spagnolo mi viene in mente Resident Evil 4. Qua dicevano un forestero, matalo, matalo. Vabbè. Tanto ragazzi, ma se io smetto di camminare che succede? Cioè se io mi fermo e non cammino. Ah guarda, mi trascina. No, però noi gli spariamo da dietro. Una vera infamia. No, forza ragazzi, non so che pistola ho. Fa veramente schifo, però dai. È la pistola di penso dell'esercito. Che so questo? Esercito spagnol. Comunque ragazzi, siamo a un passo da Cuba, a quanto ho capito io. Io non so ragazzi se... Cioè, non sto capendo veramente nulla. Sta succedendo tutto talmente di fretta. Poi la cosa bella è che i soldi che avevamo rubato, che fine hanno fatto? Sono andati persi sulla nave. Porca merda. Everyone okay? Yeah. Damn. Reinforcements. Mon Dieu. We need to get out of here. Now we're in trouble. Come on, Fevit, everyone, follow me. Fevit, Fevit, come. Javier! Get out of here, there's a lot of them. What do you think? We gotta move, Dutch! Cool. Don't lose pace, son! We'll find you! Cui! Scusa, per noi ci hanno lasciato indietro, voglio vedere Javier che lo lasciamo indietro pure noi. Tanto non gli succede niente, ragazzi, state tranquilli. Adesso c'hanno la mira al sederino, ma non gliela fa Arthur, ragazzi. Arthur sta male. Anche perché, cioè, siamo appena ripresi. Beh, non posso scegliermi l'arma, ragazzi, ma farò del mio meglio. Uno. Solo 5 colpi, però, no, mi sbaglio, ragazzi. Sta al 100%, Era morto. Dai, veloce. Quest'arma, ragazzi, ci mette una vita. Aspetta, se faccio così. Porombo! Che figata. Ciao, a casa. Ah, gli ho volato solo il cappello a questo. Non ci posso credere. Vai, avanziamo, dai, pushiamoli, ragazzi. Sì, fammi ricaricare, ecco, vai, pushiamoli, ragazzi, arriva la safe. Forza! Vabbè, ciao. Game over. Oh, alla pancina. Non è la mia isola. Però, ragazzi, deve essere una sorta di rivoluzionario. Comunque, qualcuno che... Un ribelle, no? Rivoluzione. Levati, Dutch, ma che ti metti davanti a me? Insurrezione, scusate. Si è parlato di insurrezione con i militari. Ma non scappi, io devo andare a prendere. È scappato nella radura. Follow me. Quick. What are you doing here? I have no idea. Running from somebody or something, I guess. How ain't we all? Hercule Fontaine. Dutch Vanderlyn. These drowned rats are Micah, Bill, and Arthur. Okay. Well, Fusa will be desperate to find you. We must be very careful. So, who is this Fusar? A tyrant, driven by nothing but power and greed. Our only purpose is to work ourselves to death to make him rich. Leon wants the people to stand up to Fusa, but most are too afraid. And you? I am not from here. I bring things in and off the islands behind Colonel Fusa's back. Let's rest a moment. Down there is Aqua Dulce, Fusa's compound.
The sugarcane these poor men kill themselves farming gets processed in that factory there. They're little more than slaves shipped in from other islands. A group escaped yesterday into the jungle, hoping to find a way back to their homes. Now Fusa's men are out hunting them down. That old fort? Cinco Torres. My men and I use that as a hideout when we are here. Come on. I know somewhere you men can rest. Can we trust you? I don't see you have any choice. I am the only one who can arrange a boat for you. But I need something in return. Help Leon with that group of escape workers and then come meet me at the fort. Could you help us get back our friend and get out of here? We will do everything we can. Thank you. Gracias. If your friend is still alive, they will have him at Fusa's compound. There is a cave hidden below the cliffs. It will lead you right there. Thank you. The workers are somewhere in the jungle. Hopefully we can get to them before Fusa does. Of course. Gentlemen. Well? Goodbye. If this is a tropical paradise, so far it ain't up to much. I'll go scope the entrance to that cave. Arthur? I need to get some rest. Well, you're right. We all need to relax. What a mess. I'm so sorry, boys. Get some sleep, Dutch. Micah, guard this spot. Bill, do some more scouting. Carefully. Non lo so, ragazzi. È veramente tosta. E c'è un lupo. Non è la prima volta che vediamo questo lupo, mi pare, vero? Nei sogni di Arthur. Potrebbe essere... non so, tipo un sogno premonitore. Vabbè ragazzi, allora abbiamo solamente una pista, quella di aiutare i ribelli del luogo e prenderci aperto. So, what's the plan? Well, I found the cave Hercul spoke of and also a guide. She's up ahead. I think we can trust her. Follow me. The entrance is along here. Just watch your footing. So, what do we do when we get Javier? Well, we're gonna get the hell out of here and set sail for the one place. Ain't nobody gonna be expecting us. Get everybody together and get ourselves back on course. Where would that be? Place we just escaped from. You wanna go back to Saint-Denis? If it was you got left, you'd want us to go back. I'd want it, but I wouldn't expect it. That's the point. Ain't no one gonna expect it. We come back from the dead, gather everyone, and we leave before anyone realizes we've even resurrected. An insect bite you or something? 'Cause you gone, friend. We look like what we are. A bunch of desperados on the run. But with the women, a change of clothes? We're a choir, or a gang of pilgrims, or something. Whatever you say. A bunch of penniless fugitives on some Caribbean dump, sneaking through caves while two of our best men got shot back home. How could I doubt you, Dutch? You got no idea, Arthur. No idea at all. I will do whatever it takes for us to survive. I guess that's what I'm afraid of. Hold on. Why? Gloria! Ay, estás tarde. Buenas noches. Buenas noches. Dinero, the money, the gold. Aquí. Dámelo. Oh, it's genuine, you old hag. Ay. Vamos. Vamos. Rápido. Now that gold right there, that's the last bit of gold I have in my pocket from the bank. The rest of it is at the bottom of the sea. Exactly. Ragazzi, non so se sono più spaventato dal fatto che i soldi non ci sono più o perché sta Gloria che mi sembrava una che manco ci vede. Questa. Vabbè, seguiamola nelle grotte. E soprattutto ascoltate quello che dice Dutch, perché secondo me sta perdendo la testa. Sì, sì, era vedi, Fussare, era quello lì. Tipo quello con i baffi, mi ricordo. A parte c'erano tutti i baffi in sto gioco.
So I met up with Leon. That situation with the workers is dealt with. Captured, tied up, beaten. Poor bastards. No, that was me. Are you sure this Hercule fellers ain't just using us? Almost certainly. But he's the best chance we have right now of getting out of this place. Won't be long before someone figures out who we are and sends word to the U.S. So what happened with John and that bank? He survived. Unlike dear Hosea and Lenny. The only one they took alive. Why is that, you think? I don't know. I was already on the roof. I didn't see it. And Abigail, I presume she was able to slip away in time. What are you talking about? You know, when I look back at all the chaos of the past few weeks, the apparent superficial chaos, I begin to wonder. Maybe... No, vabbè, non ci posso credere. A chi arriva? Non lo sapremo mai a che pensava, perché l'inizio da qui. Ok. More. Just a second. Pay more. Pay now. Dutch, what are you doing? Oh, Jesus. Che fa Dutch, ragazzi? Dutch. Ma come, non era quello che non uccido a sangue freddo? What was that? Ma che cazzo fa? Horrible old crone. But you killed her. She was gonna betray us, Arthur. Couldn't you tell? No. Well, I got some Spanish. She was. You sure you're all right, Dutch? No, che non va bene, raga, questo ha scuffiato. I'm just trying to make sure that some of us survive, Arthur. Now, shall we proceed? I guess. Listen, son, you think I want any of this? I don't know. Of course I don't. But I made a pledge to you all. We would survive, no matter what. So how did you know she was gonna betray us? What'd she say? It was in her eyes, in the way she was leading us. But you said you knew Spanish. I know human beings, Arthur. Well, maybe we've all just gone rotten. I'm doing the best I can. But my friend! I do not understand. Who are you? I come from Mexico. I never met those men. Does anyone believe him? No! Mr. Simon doesn't believe you. Even the mule doesn't believe you. Eso ni fue para tanto. Así que deja de actuar. Sabemos que no estuvo tan fuerte. Fue bastante duro. No, la próxima vez será aún más duro. Bueno. Ha sido un placer. Siempre me encantaron los mexicanos. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Ragazzi, sembra quasi di andare al patibolo. Cioè, Dutch è incontrollabile. Io non lo riconosco. Partito, papà. Okay, now we need to create a diversion. What do you think? Find another old lady to strangle? That is enough, Arthur. This is a war. Well, if this is a war, then we need to start blowing some stuff up. Exactly. Is there any dynamite? Oh, no, we don't need dynamite. We got a furnace and lots of sugar. Eh sì, ragazzi. Sostanzialmente, quello che ho capito io è che c'è questo Fusar che praticamente schiavizza gli uomini del luogo. E gliela dobbiamo far pagare e riprenderci Javier. Utilizziamo lo zucchero infiammabile, facciamo esplodere tutto. Vabbè, insomma, ragazzi, stiamo attenti. Però fatemi sapere che ne pensate su questa questione di Dutch, perché io lo sto vedendo molto molto strano. Potrebbe essere il fatto che ha subito un colpo veramente grosso anche con la morte di Hosea. Dai, andate via. Intanto staranno lì, ragazzi, lì a... Vai, prendiamoci Javier. Ragazzi, forse avrò fatto qualche taglietto in più, perché è veramente lenta come situazione. Però, dove sta? Ecco. Vieni, Maricon. Andiamo. Se ci sbrighiamo. Vabbè, dai, facciamoci scoprire. Cover us.
Raga, non è che ho moltissime armi buone, eh. Mi piacciono per niente. Non mi piacciono per niente, però pure c'ho la mira quella pessima. Tra l'altro, ragazzi, ho scoperto il Lancaster, in realtà, a livello di potenza di fuoco, quindi proprio danno e basta, è più scarso della carabina. Però ha una precisione maggiore. Forse io, ecco, la preferisco per la Blackleco. Sono diventato generico. Però lo preferisco perché intanto c'ha una ricarica più veloce. E poi, e la cosa soprattutto, è tanto alla fine. Certo, come al solito. La cosa più importante, ragazzi, tanto è sempre la mira, perché basta che li prendi in testa e li abbatti tutti. Non è che c'è bisogno di grande potenza, basta pure una caccola, cioè il coltellino messo in testa muore. E la cosa che mi piace di più di questo gioco, cioè comunque ti dà un sacco di possibilità. E io sto utilizzando sempre, diciamo, le stesse tecniche, no? Cioè quelle che mi risultano più facili. Poi vabbè, ovviamente qua non c'abbiamo niente, ragazzi. Pensate che non c'ho neanche, come si chiama? Non c'ho neanche la carne o robe per riprendere. Quindi insomma, ecco, dovrei evitare queste strategie a cazzo di cane. C'è giusto qualcosa che ho recuperato al campo dove mi hanno fatto dormire. Oh, sono ossi duri, ragazzi. Cioè, è solamente scappare e fuggire e ammazzarli tutti. Però per ammazzarli tutti ci vuole un po'. Vieni qua. E oggi, ragazzi, riesco a coniugare verbi, parole e cervello insieme nella mezz'ora. Ecco, nella mia. Addio. Non c'è furia più grande. Senza soluzione di continuità, ragazzi. Subito una nuova missione che inizia così. Spero che Javier sia stato portato in salvo. Vediamo qual è la furia più grande. We did what you asked. It's like I said. Fusar knows who you are and knows the price on your head. It's a big problem. I see. But if we can silence him, then I can help you escape before anyone has time to get here from America. That way, we all get what we want. We want to get the boat you promised us. And you will. But you have found yourself in the middle of a war, my friend. Fuso has called in the Navy from Cuba. There's no way a boat could leave right now. Hercule! Hercule, s'il vous plaît! Vite! Vite! Come. Follow me. Mi piace, ragazzi, sto fatto che ogni volta c'è qualcuno che ci chiede qualcosa per ottenere un'altra. È proprio l'ABC. No. Pensate se la vita fosse solo così. In realtà è così, ragazzi, se ci pensate. Però, cioè, adesso ci siamo trovati in mezzo a una guerra e dobbiamo vincerla. E stiamo, secondo me, pure dalla parte giusta. That's a goddamn warship. You kinda have to hand it to this feller. So I guess great minds think alike. So what now? We fight or we won. Any of you boys feel like running? So what do we do? I will go get the cannon ready. Okay, facciamo. Let's get to it. Vai, divertiamoci un po', ragazzi. Facciamo fuori un po' di questi spagnoli, questi. Oh, cubani, che so questi. Vai, la noce de Cuba per Cavana Club e Scuba. Però, ragazzi, facciamo una petizione a Maika. Chiediamoglielo. No, guarda, guarda, ha tremato nel momento peggiore. Infatti, Maika, sta zitto, vuol dire. Cioè, stai zitto e soprattutto coprite la panza, che sei bruttissimo. Con questo cappello orribile, ovviamente lo liscio, perché, cioè, fa talmente schifo, ragazzi, che pure. Arra, arra, arra! Che anche i proiettili si spostano. Che prende qualcosa, ragazzi. Andiamo, andiamo, Bill, che tu sei un ex militare. Congedato con disonore, vi ricordo. Andiamo a aiutare Hercule. Hercule. Hercule, levati un po'. Mazza che bel cannone che c'hai, Hercule. Le battute, ragazzi, della scuola media. Vai, spingilo tutto. Piegati in avanti. Che vuol dire piegati in avanti, ragazzi? Con un cannone davanti. Getting closer. What do we do? Two of us must go and use the cannon. You go, Arthur. I'll gladly hold them off this beach a while longer. You sure? Just certain, son. My you think that cannon will be enough?
Only one way to find out! Christ's sake, how many men is Fusar got? That's the problem! It doesn't matter how many we kill, he will have the money to get more! Sì, anche perché ragazzi è mezz'ora che sta uccidendo uomini sulla spiaggia, sulle torri. Però lui c'ha l'arma da guerra, come potete vedere, è un po' difficile. With you? That one's born to fight for Dutch. Fossa for now. I got it. Let's go. Melt. You make the tunnel. I'll get you some more shot. Empty water line. We need to put a serious hole in that boat. Sta succedendo di tutto, stanno a fare tutto da soli. Distruggiamo la nave di Fusar. Sta zitto, Maika, cioè ci sto provando, però non sapevo qual era la balistica, qual era la fisica del colpo, no? Se andava dritto per dritto. Cioè no, ragazzi, ne risente anche la balistica. Vai Morgan, vai Arthur Morgan, forza così. There we go. Yes, they're going down. Let's get down from here. Come on. There was quite some shooting, boys. Thank you. What now? Oh, they'll be back. But I found a boat for you. And he should be arriving on the dock anytime now. Great. Maika, go meet with the captain. If he's amenable and discreet, tell him we'll be ready to set sail soon. Bill, come help me collect poor old Javier. Sure. And cool. It was a great pleasure to make your acquaintance. Guardate la devastazione, ragazzi. Corpi e corpi praticamente galleggiano in mare. C'è Arthur che si sta chiedendo che cacchio ci fa lui qua. Cioè, è anche un viaggio, ragazzi. Sono anche cose che bisogna carpire da, anche da stati d'animo, da queste inquadrature. Comunque, abbiamo una nave a quanto pare. Hercule ce la potrebbe dare. C'è Arthur che tossisce. Però, insomma, ragazzi, cioè ci possono dare una nave, dobbiamo andare a parlare col capitano. A quanto pare lo stiamo aiutando, spero che adesso ci mandino via, tra virgolette, no? Cioè, siamo pronti per salpare. Non so poi se effettivamente la guerra finirà solamente se uccidiamo Fusar, che probabilmente è il prossimo passo, però... I thought I was dead for sure. Hi, boys! We got a real problem. Nice Mr. Fusar don't want us going nowhere. He knows just who we are. If he can keep us here for a few more days, well... And what about the captain of the ship here? They got him trussed up like a hog. Guards all over the place. Got us surrounded with gun positions. So when we try to sail out, he's gonna blow holes in us. This fella is really beginning to try my patience. He ain't even had you tortured yet. I like the man's style. He's thorough. Nasty and vindictive. Maledetto, quindi Fusar ha legato il capitano, non lo vuole far partire. Go and free our friendly captain and destroy the artillery. For once I agree with you. Hercule? Oh, I'll fight Alberto Fusar every day I can. All right. Bill, you're gonna guard Javier on the ship here. Maika, Arthur, let's get to work. Hercule, we follow you. Anale, this way. Annali. Quick! Let's get up around the back of that artillery post. Ok ragazzi, allora la missione è chiara. Dobbiamo distruggergli un po' di artiglieria per stare tranquilli che ce ne possiamo andare. Il problema è che questo ci ha sequestrato il capitano della nave. Noi non siamo in grado di far navigare una nave, cazzarola. Vedete, nella vita c'è bisogno di fare un corso per il pronto soccorso, assolutamente. E tipo pilota d'aereo, pilota di navi, così ragazzi, se vi trovate in difficoltà, sapete fare una cosa. Sta precipitando un aereo. Oddio, tranquilli, ci penso io, lo porto su io. Quindi facciamo la canzone degli 883. Vabbè, ma voi siete giovani, ragazzi, che cazzo stanno parlando degli 883 in Red Dead Redemption. Vai, piazza la bomba e scappa. You got it secured properly, cowpoke? I think so. Knowing you, I have my doubts. Shut up, Micah. Come on, partner, run! Look out above us! On the roof! Sì, sì. Non è un problema, facciamoli fuori. Comunque, Micah è sempre il più panzone, eh.
Allora, è vero che Arthur odia tutti, però in una classifica di odio Maika secondo me è nelle prime posizioni, Cioè sì, John, però l'odio che Arthur ha verso John secondo me, ragazzi, è più di delusione, tra virgolette, no? Magari è una... cioè lui è cresciuto come è cresciuto John, no? Insomma, con Osea e Dutch che gli hanno imparato a... gli hanno insegnato che ha imparato, che cazzo dico? Vabbè, raga, ormai siete d'accordo che questa è la quarta serie che faccio consecutiva, quindi cioè sono stanchissimo e ci sta che non riesca a parlare. Vabbè, insomma, dicevo, sono cresciuti insieme, gli ha insegnato a leggere, a combattere, a fare tutto, a rapinare, a fare tutto, e quindi... boh. Vai, sta qui il capitano. Capitano Ano! E il mozzozzozzo. Vabbè, quindi insomma, ragazzi, forse Mario è più deluso. Invece Mike è un coglione. Quindi, cioè, dicevo, questo è un coglione, non ci voglio sta appresso, no? Anche perché vi ricordo sempre a Strawberry che cacchio ha creato, Boom! Mi piace come balli, giovane. Tiè, balla per me, cowboy. Ah no, pensavo fosse un cavallo. Da qui lontano non vedo nulla. Vai, ragazzi, spavaldi, Ti vado proprio in faccia, non me ne frega niente. Pam, tiè. Becca adesso papagno. Yeah. Magna questa polpetta. No, non è morto questo. Guarda, sfiga. Ma Arthur è cattivissimo con sta pistola Vulcan. I got you now, you bastard. We are all bastards, my friend. But only one of us is some would-be emperor's whore. We know who you are. And nobody knows who you are. Not even your goddamn father. You maggots are going to die. Eventually, I'm sure we will. But not today, and not because of you. The U.S. Navy is on the way. I am sure they are. Which is why you're going to let us leave. Or you are dying right here, my friend. Here! You saved my life. Thank you, Captain. I suppose you men are my cargo. Dutch Vanderlyn. I am sorry you got hurt. Captain's head. Let's go. Gentlemen. Back to the ship. Come on. What happened to Fusar? He escaped? I didn't see him. Damn it. They have sent me reinforcements. Sì. Beh, ragazzi, sono stato un po' zitto per farvi godere al meglio momento dello stallo alla messicana, una situazione piuttosto comune nei film western. Io in una situazione genere non ci potrei stare perché non lo so, là bisogna avere i nervi veramente super saldi, non lo so, credo di riuscirci. Mamma mia, bruciapelo questo, minchia. Hey, Fusa is up there, I think. In the tower? Yes. Yes, that's him. This goddamn idiot. Come on! He's shooting. We have to take him down. Ma lo vedo da qua? Non lo vedo, ragazzi. Forse mi devo avvicinare un po' di più. Non so che fare. Mi avvicino così, spalla alla porta. There's another cannon up ahead on our left. Can you get to that? Ah, ecco, infatti mi dicevo, come ci vado così in faccia, mi sembrava una strategia. Cioè, un po' sbarazzina, ecco. Usa il cannone, Arthur, non ti preoccupare. Usa, accende una cosa. Che poi, ragazzi, ve l'ho detto, ci sono le gomme alla cocaina che ti aumentano tipo il dedai. Rip. Vabbè. Ripperoni. I got it for you, Javier. Captain, can you handle the ship? I'll be fine. Come on.
We'll get going with the tide before I get any more surprise interviews with local officials. Are you gonna be okay? We'll be like you. We'll disappear, probably. Back to IT. Believe me, we'll be long gone by morning. Good. Thank you. Oh. We survived. Just about. What now? What now? What do you mean, what now? I mean, we're headed back to Lemoyne again, and we're all wanted men. We slip ashore one by one, find out what's what. We don't cut and run now? Head back to Blackwater? No. Why not? Because the last thing they'll be thinking is for us to turn up. We've been on the run for a while now, and it feels like our luck has turned. You know, and I ain't turning back. I had a good run of it, I guess. We ain't even played our hand yet. We just need to put some more money in our pockets. Make our escape. Broke, alone, they're gonna pick us off one by one, and you know it. Maybe. Not maybe. We need to split up, keep a low profile, try to track down the rest, but carefully. See if they send any mail. Arthur, you check Shady Bell. We'll find each other eventually. We always do. And then what? Then we meet up. We gather the family, we get some money, and get the hell out of there. That's the plan. We all acting crazy. And that's not what I thought we were gonna be doing here. We have been in a bad way. Listen. I will kill for my family. Any of you want to judge me for that? That's fine. But that is who I am. Anyone disagree? Anyone? Kitaja acconsente, ragazzi, ma io vedo molti dubbi nelle facce di questi uomini, soprattutto considerando che Bill, Javier sicuramente a un certo punto prenderanno una decisione molto importante. Vabbè, noi comunque stiamo venendo scaricati, eh. Ragazzi, io non so come sto a parlare, cioè, sinceramente in questa puntata sto cotto. Però, vabbè. Grazie, marinaio. Certo, Arthur ne ha vissute veramente troppe, ragazzi, in questo periodo. Considerando anche le secondarie che voi non vedete, che sono delle missioni un po' pazze. Tutte cose un po' strane. Comunque, dobbiamo cercare la banda a Shady Bell. Quindi dove era il nostro covo? Che però starà tipo lontanissimo, immagino. Ah, non ho il mio cavallo, è vero. Quindi mi anculo questo. Hello? E là? Legame col cavallo ottenuto. Ma non è il mio, me lo sono rubato. Vabbè, ragazzi, siamo a Shady Bell. Dove siamo dovuti scappare. In realtà non siamo scappati proprio da questo luogo specifico. Diciamo che a Shady Bell c'è stato questo grande scontro quando avevano preso Kieran. Però gli altri sono dovuti sicuramente scappare. Eravamo andati a farci la rapina, che è andata malissimo, ragazzi. Malissimo, abbiamo perso un sacco di uomini, un sacco di persone. E qua io non vedo proprio nessuno. Bill keeps sending us back every day to search this place. There quite clearly isn't a gang of outlaws held up here. Look, those are fresh footprints. Looks like someone might be here right now. Sure, someone is here. There's always someone everywhere. Well, let's look around, then. See if we can find something for Mr. Milton. Mr. Milton? I'd like to find a poisonous snake for him. That's enough, Mr. Johns. You take Mr. Bunter and search around back. Mr. Orley, let's head inside. Gentlemen, be careful. Occupati dei Pinkerton. Ve l'ho detto, ragazzi, qual è il motto di questa agenzia, no? Noi non dormiamo mai. Over here, fellas, I found one. No, che hai visto? Ah, ok, questo qua. No, ma hanno visto pure loro. Over here, ma che cavolo vuoi? Come hai fatto a vedermi? Da dove, soprattutto? Quello non può aver dato l'allarme. Mannaggia. Ma stavate di sotto, chi è? Becca questa pistolettata. Pappo. Vabbè, che è? Va bene, non era il modo che avrei voluto, ragazzi. Anzi, pietoso, non da pro quale io sono, però questo è quanto.
Dear Uncle Tacitus, I do so hope you enjoyed your vacation. Lucky you, leaving like that. And you always suggested you were too old for travel. I hope you and your cousins enjoyed yourselves. Me and your grandnieces have decided to take a trip of our own, as the place has become so dreary and godforsaken in your absence. We've gone to visit relatives. From my daddy's side, you are not yet acquainted with them, in Lacay, a small village just north of Saint-Denis. It's buggy and muggy, but apparently neither is too bad at this time of year. Please come see us when you can. Yours sincerely, Caroline. Well, thank you, darling niece Caroline. I guess I'm coming to see you in Lacay. Sì, ragazzi, però era un, diciamo, una lettera in codice. Però gli ha dato comunque, cioè c'è scritto di andare in questo posto. Ora spero che quei tizi non l'abbiano letta, perché se l'hanno letta, ragazzi, sti cazzi. Cioè, io se fossi stato un poliziotto ci sarei andato. Yeah. Arthur! Arthur's here! Oh, Arthur! Oh, you're alive! Just about. Come inside, come on, it's raining. Hey, everybody, look who's here. How y'all doing? Hey, old man, wake up. Hey, Arthur, they got John. Good to see you. Yeah, he got arrested. He ain't hung yet? Not yet. They moved him to Sisica. He's been working on a chain gang. Howdy. Oh, look at this. Yes, they got John. Okay, okay. Hey! How'd you folks find each other? What happened? Can somebody get me a cup of coffee or something? It was Mrs. Adler who saved us, Dutch. After the robbery in Saint-Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we owe you. Yes. 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 Thank you. It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. What we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. I am gonna get us out of here. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail? Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Mm-hmm. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find, and eventually someone knew, said you fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Get your own damn drink. In our absence, Mrs. Adler here has been looking after things. Now sit down. This is Agent Milton with the Pinkerton Detective Agency. Already? On behalf of Cornwall Kerosene and Tar, the United States government, and the Commonwealth of West Elizabeth. Here we go. We are here to arrest Madonna, Agente Milton, you. Che pizza! Give them to a count of five, then give them everything. Actually, let them have it. Everyone get down! C'è stanno con la Gatling! No, vabbè, raga, qua è finita. Sto giro non ce la facciamo, ragazzi. Sto giro non ce la facciamo. Anzi, meno male che c'è stata Sedi. Vabbè, è finita. Game over. Non lo so, ragazzi. Cioè, quanto riusciremo a scappare ancora? Quanto? Non lo so. Where are we going? This way. There's a trap door into the other house. We can try to flank them. Ah, li flanchiamo. Dai. Seguiamo Sedi, ragazzi, che è quella che ha messo su tutto questo ambaradam. Sapete, ve l'ho già, sì, l'ho raccontato in mille storie, Ambaradam, la storia, la... Get up here! Insomma, perché si dice è successo un Ambaradam. Che cos'era Ambaradam? L'ho spiegato un sacco di volte. Voglio dire, perché sennò dopo dai momenti tattici anche uguali, no? Now I will show strength and you may mistake it for brutality. There is no escape for any of you. I shall hunt you to the ends of the earth and the end of time. I killed your friends. Start to irritate me. Così, così.
Sparagli almeno a quello, vai, vai. Guardate ragazzi, ho il dettaglio che mi mostra le zone critiche dei nostri nemici. Vedete? Cuore e testa. Un colpo lì e tutti cadono giù al primo colpo. Ma questo no però, questo non è immortale, evidentemente. Ma chi sei? Gianna Nannini. Sì, a casaccio. Sti pezzi di merda! Ok, adesso l'ho detto! E non monetizzerò questo video per i cazzacci vostri! Dove state? No, entra nel mio mirino, pezzo di fango. Dai, Empil, fai qualcosa pure tu. Non vi vedo, pazzi. Pezzi di fango, venite! E poi pezzi di fango qua, ragazzi, è tutta famiglia. Vieni! Io, ragazzi, vi do fuoco, mannaggia la miseria. Alla mia destra, tutti... Che bellezza, guarda. Arturino, sette bellezze. Sette bellezze. Dai, Arturo! Mamma mia, il fomento. Però, ragazzi, non li dovevamo lasciare vivi. Perché adesso, mo, ci siamo salvati adesso, ma torneranno. Guarda che ci hanno colpito, guardate Arthur. Oh, man. Bill and Sadie. Sta male. You okay, son? Sure. We ain't been back for more than a few days. What do we do, Dutch? Clearly we need to leave. It'll take them some time to regroup. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, start packing up. Javier, you and Bill, get out of here. Go scare off any scum still loitering about. We need a couple of days. Now, please, gentlemen. Sure. What next, Dutch? We just need some time. I need some time. Now, we can't go east, because then we'll be in the ocean, so we're gonna have to go north, I guess. I just need somebody to buy me some goddamn time, one of you. You'll figure it out, boss. You always do. What are you gonna do about John, Dutch? John? He's in jail. Well, we'll get him. Abigail, just not yet. There's talk of hanging him. It's not gonna come to that. Dutch! Not now, Mesa. Not now. I'm begging you to. They're gonna hang him and break my... The boy's heart. Please, do something. We will. Okay. I'm gonna go figure out how we rescue this bastard. Now? Yes, now. Maybe at Doyle's Tavern on Million Avenue. Okay. Vabbè ragazzi, dai, io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata. È stata incredibile. So che le sto facendo un po' più lunghe, fatemi sapere se vi piace questa cosa, my ma Lord, what a goddamn che casino. Everything. Not sure what happens next. Whole thing has been hard on all of us. Most of all on Dutch, who seems half crazed by all we gone through. Sì ragazzi, Dutch è sicuramente quello più segnato, sembra proprio scompensare a livello di idee e di atteggiamenti. Vabbè, lo scopriremo nella prossima puntata. Un saluto a tutti, a Max Show, alla prossima, ciao ragazzi, ciao!